Professor Pelanda, devo anche ricordare che avrete modo di fargli delle domande, quindi se non esaurirà nel tempo a disposizione tutte le curiosità geografiche che abbiamo, la... È un modo gentile per dirmi di essere che sarà interrogato anche lei oggi. No, no, guardi, non avevo questa malizia nascosta, per cui buon lavoro, grazie. Grazie a lei. Vi avevo detto 4 anni fa, per chi c'era, che di stare molto attenti alla Cina, di non andarci, che avrebbe creato della tempesta globale. Ovviamente molti non hanno creduto e hanno avuto qualche problema. Le cose che vi dirò si basano su un'attività che si ritiene scientifica, però è ad alta incertezza, quindi sarei prudente usare questo termine, di scenaristica. Si basa, è fondamentalmente un grande Excel, no? È un Excel dove si mettono, si incrociano eventi, trend, eccetera, e si vedono nelle singole cellette le relazioni tra 2, 3, 4, 5 ON dimensioni, e tutto il quadro poi definisce, viene trattato con dei delle assunzioni fondamentalmente, oppure diciamo dei modelli di sintesi per cercare di capire che direzione può avere il mercato, il sistema globale, eccetera. Quindi ecco, questo è solo per dire. Faccio parte di una scuola di scenaristica che tra l'altro è una scuola italiana. Questi modelli furono finanziati dal CNR nel progetto strategico Aramis, le metodologie, negli anni 80 dal CNR. Poi abbiamo cercato di venderli agli americani, al Pentagono, ma non li hanno presi e hanno avuto qualche problema. Sto scherzando ovviamente. Inizio a darvi questo criterio di scenario perché stiamo osservando da 2 anni con i colleghi ricercatori che tutte le assunzioni che reggono un po' questo reticolo, la logica che mette insieme eventi, trend, tendenze, eccetera, non regge più. Quindi stiamo usando teorie vecchie. Riportato alla vostra esperienza, il primo avvertimento è attenzione quando fate l'analisi grafica, perché l'analisi grafica implica, vabbè, nel passato sono successe tante cose, più o meno tutte quelle cose che potrebbero, pur con qualche differenza, succedere nel futuro. Per cui guardando indietro mi posso fare un po' un'idea di quello che può succedere avanti, no? Ecco, questo ovviamente ha significato se ho un sistema che nella sua cornice, nelle sue macro dimensioni, mi resta abbastanza stabile, perché mi riduce la varietà dei fenomeni possibili. Bene, il primo avvertimento a chi poi usa questi dati, eccetera, è che almeno nel mio ambiente, ma immagino che sia una sensazione che si può espandere, tutto ciò che noi abbiamo usato negli ultimi 20 anni, in particolare poi negli ultimi 10, quindi nel periodo diciamo di analisi di un mondo andato in crisi, non sta funzionando più. Dobbiamo cambiare le assunzioni fondamentali, cioè il modo con cui guardiamo il mondo, quindi vuol dire che sta succedendo qualcosa nella realtà che ci porta vicino a una discontinuità. Quindi attenzione alle analisi grafiche. Cioè cosa significa? Significa che di colpo possiamo avere più sorprese nel prossimo futuro di quelle che al momento pensiamo di avere, sia nel senso buono sia nel senso cattivo. È qualcosa di più dell'incertezza. Vi do una... No, non voglio spaventarvi. Ho visto due facce che hanno detto porca miseria, cosa succede? No, ragazzi, tranquilli. No. Ci sarà qualche problemino, ecco, però in ogni problema ci sono anche le opportunità. Per chi è in grado di coglierle.
Nel prossimo biennio, i dati a mia disposizione, qui devo dire che c'è molta discordanza tra i professori, no? Cioè i miei colleghi, per esempio, ultimo meeting a Oxonia, che è un think tank di Oxford, c'erano tutti i colleghi tutti contenti che dice: ah, che bello, abbiamo la fine del mondo nel 2018, no? Cioè va tutto giù, tutto perché dice, cioè è una roba incredibile, no? Quasi 9 anni di espansione, politiche monetarie che violano qualsiasi criterio prudenziale mai scritto, anarchismo totale, governi in tilt, esaurimento degli strumenti di riequilibrio, dice basta che una mosca si posi su qualcosa di sbagliato e salta tutto. Quindi dicono 2018 cade il mondo, no? Avete visto forse sui giornali, perché la polemica nel mondo delle ricerche e degli accademici è un po' uscita, no? C'è qualcuno, mi sembra, non so se è il Sole, Deborah, o non so quale giornale, ha riportato in Italia questa ricerca sulle opinioni degli economisti, scenaristi e vari, no? Dove la maggioranza diceva nel 2018 salta tutto, perché io so perché lo dicono, cioè, ho litigato un po' con questi, lo dicono perché usano la vecchia teoria dei cicli, no? Dice, nel 9 anni di espansione prima o poi ti succede qualcosa. Io invece dico la crisi finanziaria hanno sempre la capacità di creare nuovi cicli storici, di cambiare tutti i parametri. Quella del 2008, 2007, 2008, ma poi gli eventi successivi hanno creato una situazione per cui non c'è in realtà un ciclo. E quindi è inutile dire, guarda che c'è il ciclo, adesso finisce, però e questa volta va giù tutto. Insomma, ve la faccio in breve. Nella mia scuola di scenaristica, più o meno abbiamo una stagnazione, forse un po' di crescita, basata sul fatto che appunto la Cina, come da anni vi dico, è una ciofeca mai vista, ecco. Però il governo cerca disperatamente di metterci le mani, è un regime autoritario di tipo nazionalsocialista e quindi ha degli strumenti proprio per cercare di tamponare, di tamponare i buchi, no? E bisogna vedere se riescono a essere più forti del disordine che è venuto fuori, come avevamo anticipato più volte, perché c'è di tutto, un sistema bancario che fa praticamente è un grande buco nero di debito, trilioni di dollari di, in realtà, di debiti inesigibili, tutto mangiato, tutto sparito. Però ecco, la sensazione è che finalmente, dopo un anno e mezzo che non avevano capito, proprio non avevano capito, le elite cinesi non avevano un'immagine realistica del loro sistema e degli strumenti per cercare di riequilibrarlo, almeno adesso la paura che hanno preso, ed è una paura del regime questa, è una paura del regime di essere rovesciato per vari motivi, hanno capito dove mettere le mani, qualche strumentino ce l'hanno ancora e quindi tamponano. Quindi per un paio d'anni la Cina, secondo me, sta lì. Cresce meno, ovviamente, come lo si sapeva da tanti anni. Il problema è che non imploda, che non salti, e come stava per fare. In realtà aveva già cominciato a fare a marzo, però in qualche modo erano riusciti a controllare l'informazione. No, non dovrebbe saltare. Se non salta la Cina, tutto il ciclo delle materie prime comunque si ristabilizza su un livello più basso del passato. Abbiamo l'America e gli Stati Uniti che tirano magari non tantissimo, comunque fanno un po' da locomotiva, e l'Eurozona pian pianino, l'Eurozona andrà piuttosto bene. Quindi si crea fondamentalmente un sistema di traino del mercato globale, sono più o meno 3 locomotive che sono Stati Uniti e Cina. La Cina ha sostituito per qualche anno gli Stati Uniti quando dall'autunno del 2008 fino al tardo 2012. Ecco, la Cina
non fa più di locomotiva, ma non è neanche un vagone, in qualche modo regge un ciclo globale di domanda, anche se di meno. L'America va a mezza forza e l'Eurozona, che era ferma, è rimasta ferma per tutti questi anni, va a un terzo della sua forza possibile, però va. Quindi in qualche modo, vi sto semplificando, non abbiamo grandi motori di crescita, non abbiamo dei drive, delle direzioni forti, però il sistema dovrebbe restare stabile nel 2016 e 2017, più o meno come adesso, un po' più, un po' meno, a seconda. Ecco. Ovviamente in questa forma di stabilità, cioè ovviamente, mi scuso, alcuni, tra cui io, ritengono che in questa forma di stabilità precaria, di un ciclo che non è un ciclo, perché è finito un mondo e non si è ancora formato un altro, allora se non c'è un mondo e non c'è ancora un altro, non c'è un ciclo. Di solito gli studenti alzano la mano e dicono: scusa professore, ma non ci può essere un vuoto di ciclo? Allora a questi si dice c'è, è anche una figura matematica. E questa figura matematica è il migliore predittore dei fenomeni che stanno accadendo adesso, che è la volatilità. E quindi abbiamo, sul piano anche dell'analisi empirica, messa a contatto con gli schemi di formalizzazione che dobbiamo usare in ricerca per fare le sintesi, se no non si capisce niente, c'è tutto, è un intervallo. Anzi, c'è molto meno volatilità su tutti gli indici finanziari di quanto ci aspettavamo. E questa è una buona notizia, cioè vuol dire che il mercato non ha capito cosa succede, però la buona notizia qual è? Che è meglio che non capisca che cosa succede, quindi in qualche modo produce passivamente fiducia. E infatti la produzione della fiducia in questi anni e anche nel prossimo sarà passiva. Cioè, non c'è un modo attivo di produrre fiducia, no? Nessuno è in grado di farlo. Però siccome stai lì, non crolla tutto, in qualche modo i politici continuano a parlare, le banche centrali fanno qualcosina. Ecco, anche se la signora Yellen forse dovrebbe ridurre a un minuto le sue conferenze stampa, questo ci rassicurerebbe un po' di più. E quindi la roba sta ferma, stagnazione senza una produzione attiva di fiducia, però con una buona base di produzione passiva della fiducia. Nel mercato globale noi abbiamo due isole di stabilità, tutto il mito dell'Asia, dei paesi emergenti, è diventato quello che abbiamo sempre scritto da tanti anni, già dall'inizio del 2000, una ciofeca ovviamente, perché cioè, non è che uno diventa un paese industrializzato e un centro di finanza o la sua moneta forte così in due anni, o solo perché trasferisco da un altro luogo dei soldi. No? Ecco, quindi il mondo fondamentalmente resta stabile perché sono caduti tutti i miti degli emergenti, di queste, sono tutte ciofeche. Ecco, però si è visto che l'America e l'Eurozona tengono. E questa tenuta non crea un pilastro fortissimo, però dà l'idea al mercato che c'è un luogo dove puoi mettere i soldi, che sia un po' più grande della Svizzera, è un po' più remunerativo di un portafoglio in oro. Quindi il sistema euroamericano sta facendo da centro del mondo. Appunto, da un lato non ha la forza per tirarlo su tutto, dall'altro ha la forza per non farlo crollare. Ecco. Però c'è un problema, perché in questa forma di stabilità che cosa succede? Succede che con la politica monetaria così accomodante, con queste iniezioni di liquidità, che poi non vengono diffuse, perché in realtà c'è tanta liquidità, ma se uno va a vedere non c'è esattamente dove serve, no? Ecco. Ci porterebbe lontano questa analisi, ma è un modello molto divertente. Ecco, si sta accumulando inflazione latente. E l'inflazione latente è una brutta bestia perché scoppia di colpo. Infatti, della conferenza stampa della peraltro rispettabilissima signora Yellen, ho ascoltato ieri in diretta, la frase che mi ha più colpito, se posso dirlo, e quando lei dice
Beh, ovviamente prima o poi dovremo rialzare i tassi, perché se poi l'inflazione ci scappa di mano dobbiamo fare delle restrizioni più aggressive e poi ci cade tutto, no? E questa era la critica Alan Greenspan, no? Che aveva forzato senza preoccuparsi poi del dopo, ma era anche una critica a Bernanke quando nel 2005 aveva alzato di colpo in poco tempo praticamente da 0 al 5% i tassi, ha fatto cadere tutto e ha generato i presupposti per la cosiddetta crisi dei subprime, no? Quindi questa frase era un modo indiretto per dire attenzione che io non farò gli errori di Greenspan e di Bernanke. E poi dice un'altra cosa, dice sì, ovviamente noi abbiamo un target di inflazione al 2%, però gli è subito precisato e ha detto sì, però non è una hard cap, cioè non posso anche andare oltre. E poi per dire, nell'eurozona è il tetto, però io posso anche andare oltre. E che mi ha fatto un po' sorridere, perché qui sotto c'è un problema. Qual è il problema? Che nell'analisi sistemica si vede che gli Stati Uniti possono esportare, fare molta inflazione, esportarla al resto del mondo, e loro sono quelli che ne soffrono di meno. Perché? Perché hanno un mercato efficiente, no? Sì, hanno i sindacati, ma non sono sindacati politici. Hanno politici un po' ridicoli, però non tanto ridicoli come nel resto del mondo. E hanno un sistema di libero mercato dove la responsabilità per i propri destini è affidato alle persone senza troppe stranezze socialistoidi, tipo stato sociale, queste robe qua. Quindi è un sistema che corre, che soffre, pieno di stress, ecco, però va, è efficiente, no? Qualsiasi crisi viene scaricata sulle famiglie e le famiglie reagiscono stringendo i denti. Cosa significa? Significa che se faccio inflazione quella concorrenza poi me la mangio. Ovviamente ho fatto una descrizione così un po' pittorica, me ne scuso, non vorrei offendere alcuna sensibilità politica, però in termini tecnici, ecco, una situazione di inflazione di questo tipo non verrebbe riassorbita nello stesso modo in Europa, Regno Unito a parte forse, e sicuramente non verrebbe riassorbito in altri sistemi che non hanno questa efficienza. Quindi fondamentalmente Yellen l'ha comunicato al mondo, dice anche ai tecnici più raffinati che dicono senti bimba, guarda che in termini di tecnica monetaria ti facciamo un esame e dice guarda che mi stai creando inflazione latente. Non dire a me, dirla agli analisti che sono mai la fesseria che hai non vedo ancora l'inflazione, perché per esempio gli strumenti che uso io la vediamo latente, no? E quindi lei fu, diciamo, molto brava, grande professoressa, dice, no, tranquilli, poi, quasi mettendo avanti le mani a chi ha strumenti migliori di quelli ordinari che si usano nel mercato, dire sì, ma anche se mi volto il 2% io non ho problemi. Terrificante. E tra l'altro con una contraddizione, no? Dice, la contraddizione... è questo. Allora, a questo punto poi dice Yellen, ci sarà un po' di incertezza, sappiamo, cioè siamo perfettamente consapevoli nelle FOMC, cioè nel Comitato Monetario, che il fatto di non prendere delle decisioni subito, eccetera, può creare delle incertezze. Siamo consapevoli, dice, no? Poi dice, in un altro passaggio, che questa incertezza diventa di fatto in maniera indiretta una restrizione monetaria, no? Perché? Perché l'incertezza mi riduce il ciclo espansivo, borse e tutti i derivati che possono venire da qui, e di fatto diventa come una restrizione monetaria. Se io voglio fare tightening, cioè voglio un attimo calmare, raffreddare un'economia surriscaldata, posso farlo alzando i tassi, ma posso farlo anche generando incertezza, no? Faccio cadere le borse per un 4-5 mesi e vedi come si calmano. Poi bellissimo, cioè, Yellen non che dice ma non è oggetto della politica monetaria statunitense preoccuparsi del ciclo borsistico, figurati. Diciamo, hanno montato una strategia di ripresa di un sistema che era molto ferito, proprio pompando, facendo una pompa di capitale mai vista nel pianeta, tirando su con la borsa.
Quindi il sistema in questi 2 anni di stabilità, che dovrebbero rassicurare, tranquillizzare, permettere a qualcuno di fare belle vacanze, no? Che sarebbe un po' oro dopo tanti anni di stress, in realtà stiamo accumulando degli elementi di instabilità finanziaria per il biennio successivo. Cioè, l'idea che io ho è questa, che mi sono fatto dai dati, dalle proiezioni, almeno come soggettivamente le abbiamo interpretate nel mio gruppo di ricerca. È che per far andare bene le cose si sposta il rischio molto più avanti. E si governa con la confusione invece che con la chiarezza, che non è sbagliato. Però non può durare a lungo. Quindi arriveremo verso il 2018 avendo accumulato tantissimi squilibri che dovrebbero essere riequilibrati. Allora uno dice, verranno riequilibrati oppure no? Ma dice, se il sistema, la tecnica monetaria è in grado, se un sistema è politicamente stabile, se non ci sono guai, la tecnica monetaria di riassorbire, riequilibrare, fare con complicità dei grandi attori finanziari, muovere masse di capitale, se c'è convergenza su questo un po' globale a livello di G20, ma in particolare di G7, la roba può riuscire. Questo l'abbiamo visto più volte nel passato, no? E per esempio, nella crisi asiatica del 1997-98, Alan Greenspan aveva in mente di cominciare ad alzare i tassi, e non ha potuto farlo perché sennò non c'era una locomotiva che tirasse fuori l'Asia da una gravissima crisi. Non ve la ricordate forse? E quindi lui ha rischiato esplicitamente, ha detto io devo alzare i tassi, se non li alzo la borsa americana, il sistema delle borse mi va in bolla e se va in bolla poi sbolla. E se sbolla veramente male, perché era andata molto in alto. Quindi per riuscire a tirar fuori, a evitare una crisi mondiale che poi non sarebbe stata contenibile perché non c'erano i mezzi, lui ha dovuto prendere un rischio di mandare in bolla il mercato interno americano e il mercato borsistico. E poi è successo un disastro nel 2000 che è stato poi coperto dagli eventi del 2001 che hanno permesso di dare il consenso per iniezioni di liquidità mai viste. No? Ecco. Quest'anno più o meno siamo nella stessa situazione, cioè Yellen non riesce a... cioè si alzava... però non vuole fare questo errore. Cioè, non vuole dire, allora dice, io non alzo i tassi perché diciamo ho 8 trilioni, 9 quasi, di debiti in dollari di entità o corporate o nazioni che hanno gli incassi in valuta diversa. No? Se io alzo il dollaro faccio un caput mondiale e quindi deve tenerlo per forza basso, no? Cioè, nel senso che era ovvio. Però dice, se io tengo i tassi troppo bassi, rischio di mandare in bolla la borsa, come è successo a Greenspan. Ecco. Allora, che cosa fa? In questo caso, il fatto di inserire incertezza nel mercato permette, diciamo, di fare un su e giù con le borse, per cui evita il formarsi di una bolla eccessiva. No? Quindi c'è una logica, secondo me, dietro, che non è soltanto, diciamo, un'anziana signora che ha un po' di angoscia, eccetera. Cioè, c'è più furbizia sotto. E il che mi porta a dire, la mia ipotesi, che potete poi valutare, quando la Fed comincerà a alzare i tassi? Non c'è il dicembre o il febbraio? Cioè, veramente, non capisco come uno fa dire dicembre, gennaio, febbraio in queste condizioni. Evidentemente bisogna pensare un po' di più. Allora, qual è il problema della Fed? Non vuole scassare il mondo e l'America, anche perché tutti gli scassoni nel mondo poi piovono sull'America.
E quindi quando alzerà? Alzerà quando ha la certezza che il mercato capisce che non c'è l'avvio di un ciclo di restrizione. Alzerà 0,25, eccetera, quando il mercato dirà, beh, anche se lo alzi, ho capito che resterai accomodante per molto tempo. È semplice. E quindi qual è la data del rialzo? Non è novembre, ottobre, eccetera, guardando dei dati parametrini per vedere se 5,2% di cose. La Fed racconta delle balle, buone per... dice che le sue decisioni sono data-driven. Ma che è data-driven? Quando è fatto di psicologia, quando sente che i maggiori attori del mercato capiscono che non è l'inizio di un ciclo di restrizione, la Fed alzerà. Può essere anche il giugno del 2016, può essere il novembre. Questo è il punto da guardare, secondo me. Ed è intelligente. A me non piace, perché io personalmente ho un'altra idea della politica monetaria e anche di cosa sia la forward, il dare una direzione al mercato, però dobbiamo dire che ciò che sta facendo la Fed è estremamente prudente. Però fanno bene i mercati a essere un po' scettici, perché fondamentalmente i più furbi cosa hanno capito? Hanno capito, ehi, qui non ci vuole dare una direzione, quindi c'è volatilità. Non alza i tassi, ma mi dà incertezza che ottiene lo stesso effetto, cioè mi si riduce la liquidità, mi si riduce la propensione al rischio. Questa è la mia lettura, perlomeno. Vado avanti che sto un po' mi scuso. Ah sì. Quindi diciamo fino al 2018 andiamo via, secondo me, abbastanza tranquilli, si accumulano molti squilibri finanziari che in teoria possono essere riequilibrati abbastanza facilmente. Però si inserisce un nuovo elemento. L'ordine mondiale sta traballando. Perché? Perché è finito un impero, l'impero americano, la Pax Americana, che negli ultimi 70 anni ha creato, diciamo, una cornice di stabilità nel bene e nel male, per cui tutta questa finanza che si è creata, l'economia, eccetera, stava dentro questa roba qua, compresa quella cinese. Cioè la Cina ha preso un modello export-led perché diceva negozia con l'America, aprimi il mercato, io mi sviluppo e non ti rompo le scatole, oltre misura. No? Ecco. L'America è troppo piccola per fare la locomotiva globale, perché il mondo si è ingrandito, e sul piano geopolitico, un po' per trend storico, un po' per vari motivi di gestione politica, la Pax Americana non c'è più. Quindi finisce un ordine mondiale e non si vede quello nuovo. Anche l'amministrazione Obama se ne è accorta. Infatti quando nel 2013, dove ricordiamo che negli anni precedenti aveva tentato diverse strade di riorganizzazione del sistema globale, per esempio per qualche mese fare un G2 con la Cina, no? Chiusa parentesi, e chiudere il G7 con gli europei. Nel febbraio 2013 dice, facciamo il TTIP, facciamo il mercato euroamericano e acceleriamo il TPP, cioè la Trans-Pacific Partnership, che sarebbe un'area di libero scambio, ecco, sul lato del Pacifico. Qual è quindi l'idea, perché la burocrazia imperiale statunitense ha preso Obama per il colletto e gli ha detto, capito che noi dobbiamo un attimo, non abbiamo più le risorse per fare prestigio del pianeta, però è un po' troppo rapida la ritirata degli affari mondiali, dobbiamo ricostruire un'area di influenza per due motivi, uno perché se non abbiamo un'area di mercato con degli standard compatibili con i nostri modelli, noi non riusciamo più a crescere come nel passato. E secondo, dobbiamo fare un qualcosa di più grande della Cina e per fare qualcosa di più grande della Cina dobbiamo fare un'area di mercato che sia più grande della Cina per cosa? Per costringere i cinesi a rinegoziare il loro accesso al mercato stesso e quindi metterli in posizione di minoranza, no? Che è l'esatto motivo per cui il TPP è stato accelerato ed è quasi in arrivo.
al Congresso americano per l'approvazione, e il TTP è stato, che è il trattato euro-americano, Transatlantic Trade and Investment Partnership, che sarebbe TTIP, che gli europei pronunciano TTIP, gli statunitensi preferiscono pronunciarlo TTIP, perché suona più secco, più veloce. Non è un trattato di libero scambio, è un trattato di mercato unico. La differenza sono gli standard. In un trattato di libero scambio si abbassano le tariffe, le dogane, si riducono le dogane, si abbassano, si cercano di ridurre anche le barriere non tariffarie per rendere più fluidi i commerci, no? Per esempio il CETA o CETA appena firmato con il Canada ha questa natura tra Unione Europea e Canada. Il TTIP è ambiziosissimo, è un trattato di mercato unico, cioè significa che America, cioè Stati Uniti e Unione Europea saranno un mercato unico, con gli standard comuni, cioè le automobili si fanno a questo standard. E stanno negoziando questi standard comuni, è di una difficoltà paurosa. Ma gli europei sono dall'inizio del 2000 che cercano di chiedere agli americani di fare qualcosa di comune, anche da quando poi l'impero russo si è rimesso in moto verso ovest, anche per assicurarsi sul piano geopolitico, no? Infatti nel gennaio 2007, ricordate che Angela Merkel propose all'amministrazione Bush di fare un mercato unico finanziario, no? Ecco, che poi l'amministrazione Bush disse: beh, mi proponi sta roba qua solo perché c'hai Putin che ti sta incalzando e tu vuoi mostrare a Putin che ti puoi rassicurare con me. Ti dico di sì sul momento che lo faremo, però ho altre idee per la testa, l'Iraq, come uscire dall'Afghanistan e palle varie. Ecco, di colpo appunto, nel febbraio 2013 arriva Obama, che aveva sempre odio agli europei o poco meno, gli dice: dobbiamo fare il mercato unico, Europa e America. Quindi, cosa succede? Succede che si sta formando un'area di mercato integrato, principalmente di democrazie, che coinvolge circa il 67% della produzione di PIL mondiale, che esclude le non democrazie, cioè la Cina e la Russia. La Russia non totalmente. E ovviamente questo è un evento che sta cambiando il mondo. Allora, per gli Stati Uniti l'idea è quella di avere Pacifico e Atlantico in un mercato amerocentrico. Il Giappone è disperato perché è l'unico modo per resistere geopoliticamente alla pressione cinese e riuscire a fare i soldi in un mercato dove è più compatibile con i suoi costi. Il mercato della democrazia ovviamente sarà un mercato i cui standard e le barriere di accesso a questo mercato dovranno tener conto dei maggiori costi che hanno le democrazie nei confronti dei regimi del capitalismo autoritario, che non avendo welfare e non essendo democrazia il povero non vota e quindi i costi del sistema sono molto minori, no? Ecco. Quindi c'è un'idea di una nuova forma globale di protezionismo, cioè di tutela però diciamo della democrazia, se no la classe media diventa povera, vota estremo e finiscono le democrazie. Io sono un liberista, però su questo posso capirlo. E lo stanno facendo sul serio. Tanto sul serio che tanti eventi successi nell'ultimo anno e mezzo sono spiegabili come tentativi disperati da parte della Cina e della Russia di sabotare soprattutto il TTIP. Perché il TTIP è molto sofisticato, proprio è un trattato di mercato unico. Mentre il TPP ha la forma di un trattato di libero scambio di nuova generazione, cioè con alcuni elementi di standard comune, giuridici per esempio, no? Ecco, però è più un'area di libero scambio, sono 12 paesi, c'è fondamentalmente piccoli paesi, ma ce ne sono Giappone, Australia, questa roba qui che è roba seria, più una parte dei paesi sudamericani per limitare l'eventuale ribellione del Brasile nel portare il Mercosur nell'area di influenza cinese, no? Questo è il gioco che sta venendo. Ovviamente questi giochi possono andare bene, nel senso che la Cina dice vabbè, mi lasci fuori perché non sono democrazia, però se in cambio non mi fai una pressione democratica dentro il mio sistema posso anche accettarlo. Ecco, però su che cosa mi condizioni?
E la Cina infatti si è messa un attimo in una postura di dissuasione militare. Cioè molti eventi, diciamo, di aggressività cinese sono spiegati come risposta alla riformazione dell'impero americano in forma di mercato integrato delle democrazie. Che io sostengo, peraltro, perché ritengo che il mondo debba avere un pilastro e debba essere occidentale, perché non lascerei certamente a gente che è uscita dal sottosviluppo da 10 anni solo di dire né hai né bai né in finanza né in governance, e preferiscono che siano persone che hanno alle spalle 2000 anni di storia, di atrocità, di guerre, di tutti gli errori possibili, perché si presume che abbiano a scuola abbiano imparato qualcosa. Ecco, questo è il mio semplice criterio. Poi vabbè, i cinesi hanno ucciso 3 dei miei studenti, quindi non potrò mai perdonare, insomma, no, perché è il monopolio della violenza, solo il professore può uccidere gli studenti, non certo un qualche politico strano che sta in zone remote ed esotiche. Può andare bene, nel senso che la Cina dice, un po' lo sabotano, per esempio investe molto in Italia per poi ricattare il governo in Germania e altre cose, affinché poi quando il trattato TTIP arriva al Consiglio europeo ci sia qualche governo che dica così, no? Poi la Russia dà, non so, finanzia alcuni partiti in Italia che sono contro il TTIP e anche in Francia. Non faccio nomi, ma è chiaro. Quindi sono disperati, perché effettivamente se si forma queste due aree di mercato messe insieme sono la nuova Pax Americana, che poi da rifinire, infatti chiamo Nuova Pax e sto scrivendo un libro con questo titolo per aggiustarla in modo tale che risulti meglio. Però questo è un evento incredibile, cioè è come la Seconda Guerra Mondiale. Può finire bene, può finire male. No, infatti a me fa sorridere un po' che vedo gli scenari dei più finanziari così che non tengono conto di queste cose. Spero che ti vada bene, dico a questi amici, no? Però se non inserite gli elementi di architettura politica dentro gli scenari economici e finanziari, ragazzi miei, correte un grosso rischio di sottorappresentazione. Cosa vuol dire finisce bene? Finisce bene vuol dire che i cinesi, che alla fine si fanno queste robe qua, che si trovano delle porte nella muraglia che si è creata contro la Cina, si trovano delle porte. Infatti i cinesi, che sono furbi e ragionano a tempi lunghi, dicono vabbè, smetto di farti il sabotaggio del TTIP e del TPP, però dammi alcune porte, dici che su questo settore, su questo settore, su questo settore mi dai il medesimo accesso che dai, non so, al Giappone o all'Australia nel mercato americano, no? Poi vedremo su quello europeo. E lì si può aggiustare un po'. Quindi si forma lo stesso un'area di dominio planetario del capitalismo democratico che mette ordine a tutte queste robe strane che sono venute recentemente fuori, no? Questi nuovi nazismi o questo disordine tipo in Africa, no? C'è una ricolorizzazione, poi si fa sull'Africa, che sarebbe solo ora. Con un'Africa che tra l'altro sta presentando molte sorprese, no? Ho visto la bozza del loro trattato di libero scambio tra 26 nazioni in Africa, è molto sofisticato. Quindi l'Africa comincia a diventare non più un oggetto di conquista come hanno tentato di fare i cinesi, che tra l'altro si stanno ritirando perché non hanno più i soldi, cosa che favorisce il business italiano, è che stiamo andando giù noi a rilevare, per un bianco e per un nero, nel vero senso della parola, e quindi l'Africa non è più un terreno di conquista, ma è un terreno di negoziato, un terreno di scontro molto più raffinato, e qui l'Occidente è molto più avvantaggiato che non altre potenze. E può andare male. Può andare male, e la Cina si ritrova, non riesce ad equilibrarsi come spera. Il regime sente che sotto, quindi il sogno di ricchezza sparisce per qualche centinaio di milioni di persone che ce l'ha in questo momento e sta buona. 1.600.000 di soldati del Ministero dell'Interno addestrati ad uccidere le folle, perché sono reclutati in 4 aree del paese, le più rurali, dove c'è l'odio per lo studente, per il borghese, per il ricco, e quindi sparano tranquillamente senza problemi, sono ottimi soldati di repressione per questo. Ecco. Questa roba qui potrebbe non bastare più, e soprattutto poi ci sono i militari cinesi che sono molto nei guai adesso, perché Xi Jinping ha fatto una pulizia incredibile di parecchi dei loro privilegi e alla prima occasione tirano fuori la bandiera nazionalista. E
E siccome il prossimo cambio di regime, di elite, è nel 2022, e già dal 2018 in poi si potrebbero sentire tutte le preparazioni per mandare un'elite nazionalista più aggressiva, che nel momento in cui... Perché se ne è parlato tanto nei seminari sul TTIP con tutti gli amici dell'Occidente, nei think tank. Allora, da un lato dobbiamo per forza fare quest'area di mercato unico, anche perché sennò non riusciamo più a crescere nelle singole nazioni, no? Ecco, lasciamo stare un attimo la Cina, no? Che è un sottoprodotto poi alla fine. Però se lo facciamo creiamo le condizioni per una nuova guerra fredda. Allora, noi europei, per andare dentro il nuovo sistema amerocentrico, chiederemo una clausola di eventuale successione della Russia a suo tempo, a certe condizioni. Ma la Cina fuori, nel momento in cui le elite cinesi vedono che non avranno più la possibilità di diventare il superpotere economico del pianeta, che cosa fanno? Arriva lì il militare e dice: vedi, la vostra strategia di diventare ricchi per poi poter dominare il globo non funziona perché gli altri non lo fanno fare. E quindi dobbiamo tornare alla vecchia maniera, un po' di armi, un po' di guerrette, un po' di muscolatura, un po' di cose. E nel 2022 sicuramente, cioè è molto probabile, non esiste sicuramente, che ci sia un cambio violentissimo delle elite cinesi. Già quello del 2012 è stato di una violenza incredibile, che non è apparsa sui giornali, dove non centinaia di migliaia di persone, ma milioni di persone sono state spostate dai loro ruoli. Cioè l'avvento di Xi Jinping è stato una concentrazione di potere mai vista in Cina, che tra l'altro è anche un po' causa degli errori di gestione che ha fatto la Cina nell'ultimo mese e mezzo, perché volendo concentrare tutto in un comitatino sotto Xi Jinping si sono persi per strada un paio di persone che magari qualcosa ne capivano. Ecco. Quindi buono che il potere sia concentrato, male perché tanti che ne capivano e avevano mezzi eccetera sono stati lontani dal potere. Allora c'è il rischio che proprio di innescare con la formazione, con questo nuovo meccanismo di mercato globale delle democrazie, c'è il rischio di innescare i motivi di una guerra fredda, che in questo caso non potrà essere fredda. E la maggiore probabilità è che ciò avvenga. E quindi, dal 2018 in poi, dobbiamo aspettarci una difficoltà di riequilibrio del sistema economico e finanziario, perché abbiamo un nuovo evento di instabilità geopolitica globale dappertutto. Ecco, ve la faccio breve perché ho saltato un po', ma non abbiamo ancora le probabilità, però la direzione è quella. Quindi bisogna avvertire che bisogna tenere sott'occhio queste dimensioni qui, perché tecnicamente il riequilibrio finanziario 2019 va giù, avremo una recessione di un anno e mezzo, una sana caduta delle borse per poi rifallire, normalissima diciamo, quindi si riapre un ciclo che si riaggancia al vecchio ciclo dagli anni 50 fino al 2008, che è la speranza di tutti noi, e così anche l'analisi grafica tornerà a essere utile, no? Cosa che adesso assolutamente non è, e credetemi, però la probabilità che salti, che si crei diciamo un mercato internazionale di tipo guerra fredda, quindi il mercato del mondo libero è un altro mercato che deve pagare dogana per entrare in questo, e quindi si creano i motivi per una frizione molto forte che può portare anche a conflitti. E allora in questo caso il riequilibrio della finanza globale è un po' problematico, e da lì possono, se non viene riequilibrato, allora abbiamo l'inflazione latente che non viene controllata di meno, abbiamo fenomeni che non abbiamo mai visto, perché c'è una cosa totalmente nuova e quindi non abbiamo elementi per capire. Corro. Ecco, poniamo che poi le cose vadano bene, cioè nel senso che venga ripristinato il dominio dell'Occidente sul pianeta, e anche i cinesi pragmatici dicono: vabbè, aspettiamo altri 20 anni prima di prenderlo noi in mano, e stanno tranquilli, no? Io spero che avvenga questo. Poi con il Papa che va in Cina, no? E dice ai 140 milioni di cristiani, purtroppo solo 10 milioni cattolici, ecco, che forse
è meglio fare una rivoluzione dall'interno, pacifica, per ripristinare, per creare la democrazia in Cina, no? Ecco, senza dover noi disturbarci a spendere soldi per fare bombe atomiche e altre cose del genere. Ecco, quello vi saluto di dire che se riusciamo a passare poi questo problema, dal 2020 al 2030 avremo un decennio divertentissimo. Perché cambia tutto? Perché? Perché comincia a venire fuori l'impatto della rivoluzione tecnologica sui processi economici e finanziari ordinari, dove non c'è ancora. Per esempio, tutta la robotizzazione del manifatturiero non c'è ancora, ma entro nel 2025 ci sarà, anche perché chi non la fa va fuori mercato. No? Piccola impresa può esistere, sì, se robotizzata e inclusa in una grande catena, così. L'artigiano può esistere, difficile, no? Ecco, i miei colleghi dicono che tutta questa rivoluzione tecnologica disintermedierà il lavoro, non è una profezia, non lo sappiamo, conosciamo le condizioni. È chiaro che se spendiamo, per esempio nei welfare state europei, se continuiamo a spendere troppo per gli apparati inutili e fare una spesa pubblica che è improduttiva e non investiamo nella formazione iniziale e continua nel capitale umano, è chiaro che poi non riusciremo a stare dentro l'evoluzione tecnologica. Però è già troppo tardi, siamo già in ritardo. Quindi poi in qualche modo sul piano economico ci si aggiusta, si inventa, si fa, poi nel mondo delle informazioni si importa ciò che non si ha, quindi non è detto che... Ecco, ma sicuramente il cambiamento dell'economia, l'irruzione della rivoluzione tecnologica in 10.000 settori cambia l'economia e cambia la finanza. E cambia le borse. Per esempio, voglio fare una simulazione, ma molto fantasiosa, ve lo dico solo per divertimento, anche perché io sarò vecchio e quindi se sopravvivo e non muoio per tutti gli stravizi fatti, quando tra... avrò 75 anni, quindi me ne voglio stare bene a casa con tutti i computer e le cose e avere in testa un modello super competitivo che gli altri non hanno e fare un pacco di soldi incredibili anche per finanziare figli sciagurati che ancora non hanno capito che bisogna lavorare nella vita per fare la pagnotta. Le borse restano attori primari, ma cambiano le aziende quotate. Sicuramente i fondi di investimento sono i nuovi protagonisti, perché il circolo tecnologico è più capital intensive. E quindi bisogna, non so, io presiedo un gruppo di fondi vari, tra cui private equity, poi dice adesso fundraising, 300 milioni, non di più, perché poi magari se investiamo in Italia, per l'Italia non ci conviene di più, no, bisogna andare a miliardi. Quindi cambia l'allocazione della finanza e anche l'utilità della finanza. E poi soprattutto i cicli, in un'economia molto tecnologica, il ciclo economico è molto più veloce, crescita, caduta, riorganizzazione, eccetera, e ovviamente il ciclo finanziario dovrà essere più veloce. Per esempio, vedo anche nei fondi chiusi, che è il mio mondo, che una volta si faceva il fondo 10 anni, 8 anni, più 2 periodi di grazia, così. Adesso si comincia ad andare via più corti, si cominciano a dare cedole subito, il mercato vuole roba così. Quindi lì ci saranno rivoluzioni in quel tipo di finanza. È un bene o un male? No, è un bene, perché è cambiamento. Però è giusto, e finisco, avvertire. Cioè, il senso di tutto il mio intervento di oggi è un umile avvertimento da parte di un ricercatore che ha ancora passione di lavorare la notte per cercare di capire cosa succede, magari sbagliando, ma l'avvertimento è le robe scritte fino a poco tempo fa, le abitudini analitiche che abbiamo, le attese che ci siamo formati in questi anni, no, sarebbe molto imprudente mantenerle. Quindi bisogna riaprire gli occhi e guardare il mondo che cambia, perché sta cambiando di brutto. Grazie.